Deve essere una conoscenza attiva in cui i soggetti siano protagonisti. È fondamentale per poter scegliere liberamente. I nostri valori si basano sulla conoscenza. È un fattore innanzitutto di democrazia e di consapevolezza avere quegli strumenti che solo la conoscenza ti può dare. Ancora troppo poco si studia nella scuola italiana la resistenza, il dopoguerra, la Costituzione. Noi abbiamo bisogno di un'identità che sia anche alterità, in cui ci si riconosca nell'altro e l'altro si riconosca in noi. Se si vuole dire applichiamo la Costituzione, garantire a tutti il diritto all'accesso ai saperi è un primo gradino fondamentale di cittadinanza. Questo chiama con sé ovviamente molte scelte, la prima delle quali è la possibilità di accedere all'istruzione. Per cui la costruzione di una condivisione e scoperta reciproca a scuola è avvantaggiata, perché è un luogo che ha più vocabolari, più culture, più linguaggi, più valori che si confrontano. È un luogo pubblico civile. E quindi la scuola pubblica come scuola di tutti, come scuola di tutte le opportunità, è la base. L'istruzione è un dovere dello Stato, non può essere diversificata né in ragione del reddito, né in ragione della provenienza territoriale, né in ragione delle ricchezze territoriali. È un dovere che va garantito universalmente nelle stesse condizioni a tutti. Direi si costruisce davvero un paese democratico con al centro la Costituzione se si ricostruisce a partire dalla scuola, assolutamente. La Costituzione vive nella conoscenza. Ecco, la Costituzione, quella del 1948, quella che mette al centro della vita delle persone il lavoro e i diritti, definisce i criteri per restituire l'uguaglianza dove non c'è, sistema l'equilibrio dei poteri pubblici e soprattutto stabilisce valori e principi delle libertà individuali e collettive. E dove vive la Costituzione se non nella conoscenza? Lo abbiamo detto e ribadito in ognuna delle 2100 assemblee che abbiamo organizzato in tutta Italia per arrivare a questo appuntamento finale, qui ed ora. E lo abbiamo detto e ribadito alle decine di migliaia di compagni e compagne che mi hanno partecipato, perché ci crediamo davvero. E perché quello che sembrava solo un titolo possa diventare, d'ora in avanti, una parola d'ordine efficace sul piano dell'iniziativa sindacale e politica. Compagni e compagni, buon congresso e viva la CGIL!